Come attrarre una donna con tre semplici trucchi psicologici? Allora, se vuoi attrarre una donna, ci sono tre semplici trucchi psicologici che puoi utilizzare, che sono molto utili per coinvolgere una donna. Allora, la prima è quella che utilizza un po' la psicologia inversa, che la fa sentire un po' inferiore, tra virgolette, cioè, ed è una tecnica che spesso utilizzano le donne, no? Che sono gli shit test, quelli quando una donna ti spinge a qualificarti, no? Ti dice: ma tu che lavoro fai? Ma tu che macchina hai? Ma tu che dove abiti? Ma è la tua casa di proprietà, per dire, no? Che lavoro fai? Ecco, tutte queste cose le donne le fa come se ti giudicasse, no? Come se adesso ti metto il voto e gli uomini che ci cascano cercano in qualche modo di qualificarsi, sai, io questo, c'ho quello, sono qua, sono là, no? Perché sperano in questo modo di ottenere, diciamo, il consenso da parte della donna. Ecco, tu devi fare esattamente la stessa cosa. Cioè, falle dei test, cioè, come se la sondassi, no? Come se tu fossi quello che giudica se può andare bene o meno. Quindi fa le domande: ma la tua famiglia, ma sei di buona famiglia, i tuoi sono benestanti, per dire, no? Non lo so. Ovvio che non è che deve essere un interrogatorio, però ogni tanto qualcosa del genere. Ecco, questo la farà sentire, come dire, sotto, non dico, comunque sotto giudizio da un certo punto di vista, no? Come se tu dovessi giudicare se può o meno andare bene per te. Poi magari, ma io sto solo con donne che hanno una certa cultura, tu che scuola hai fatto, per dire, no? Insomma, poi cerca, di portarla sul tuo territorio. Questo anche la renderà più insicura. Cioè, quando uscite, magari non andare mai, non portarla mai in luoghi dove lei, è conosciuta, eccetera, ma portala dove tu sei conosciuto, dove, magari in un locale, in un bar, dove hai una buona fama, diciamo, no, tra virgolette. O puoi anche combinare, con degli amici, perché che ti tengono gioco, anche donne ovviamente. Questo è interessante alla prima uscita perché lei ti percepirà come un uomo che interessa anche ad altre donne. Se ad esempio la prima uscita la porti in un locale dove tu hai già delle amiche, sei messo d'accordo, insomma, quello che è, che appena ti vedono, ti sorridono, dicono: ah, che fortunata che sei, tutta la sera con lui, per dire, no, che ti fanno dei complimenti così, davanti a lei, beh, tu acquisisci tantissimi punti perché sfrutti proprio al massimo potenziale, l'istinto di preselezione. Quindi questo è molto molto importante. Quindi non devi mai andare, nei primi incontri dove dove tu non conosci, dove lei si senta a suo agio, cioè devi portarla fuori dalla sua zona di comfort e portarla invece nella tua zona di comfort. Questo è molto importante. Un altro trucco psicologico, il secondo, è quello di sfruttare il suo istinto competitivo. Infatti, non soltanto gli uomini sono competitivi, ma tutte le donne competono più o meno consciamente, talvolta inconsciamente, inconsciamente tutte, per gli uomini. E qua, ad esempio, se in qualunque situazione ti trovi, ad esempio, se lei è un'amica e con un'amica, poi parla con la sua amica, fai domande alla sua amica, non darle tutta la tua attenzione. Quindi cerca di creare dei contesti sociali dove ci sono altre donne che intanto cercano di sottrarre a lei la tua attenzione. Questo è veramente il top, è veramente il non plus ultra.
cioè altre donne che cercano di sottrarre a lei la tua attenzione. Molto importante questo, perché scatena proprio veramente meccanismi preselettivi molto, molto, molto forti. Ecco, questo è un altro parametro, diciamo, che puoi tenere presente, un altro parametro molto importante. E poi, ovviamente, come terza cosa, c'è il tuo modo di fare. Devi comportarti, qua rischi di fare tantissimi errori, devi comportarti proprio. Non dico con indifferenza, un po' con indifferenza e con irriverenza nei suoi confronti. È molto semplice da dire, talvolta è più difficile da mettere in pratica, perché devi comportarti con lei come se fosse la tua migliore amica, non una donna che ti piace, quindi non devi sbavare, detto in altri termini, non devi fare il cavalier servente. Non devi fare quello che si mostra cotto, stracotto, precotto. La cosa più importante davvero è il tuo atteggiamento quando sei con lei. Ti dimostri non indifferente, ma più irriverente. Cioè, nel senso, va bene, ci sei, ma non è che se tu non ci sei, io non so che fare, tu sei la luce dei miei occhi. Ecco, questo atteggiamento ti farà percepire, tenderà a farti percepire come maschio alfa, un maschio dominante, un maschio che non è bisognoso e questo ovviamente seduce. Posso garantirti che seduce tantissimo, perché le donne tendono proprio a innamorarsi del maschio alfa, non del gregario, non di quello che è sempre lì a sbavare. E purtroppo vale anche, insomma, è stato detto anche nella Bibbia, no? A chi non ha sarà, a chi ha sarà data, a chi non ha sarà tolto. Quindi a chi ha tante donne gli verranno date altre tante donne, a chi non ne ha neanche una toglieranno pure quella che non ha. No, però il concetto di fondo è un po' quello, no? Che devi farti vedere sicuro di te e non sbavoso, non bisognoso, non uno che, non un MDF, diciamo, non un morto di figa. Ecco, questi sono tre trucchi che sono veramente utili per sedurre, per conquistare, per rimorchiare, diciamo, una donna. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.